Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, nelle vicinanze della scuola Cesare Giulio Viola, per capirci, via Platei, angolo via Crotone, e vogliamo denunciarvi l'ennesimo scempio, l'ennesima uccisione, grazie a Dio non di un essere umano, ma di un essere comunque vivente. Ci riferiamo a un albero barbaramente abbattuto. Motivo: secondo evidentemente l'amministrazione, si è ritenuto opportuno abbattere l'albero perché poteva essere pericoloso, anche in concomitanza di una pensilina che alcune settimane fa era crollata. Allora, direbbe il buon Di Pietro, ma cosa ci azzecca l'albero con la pensilina? Appunto, non ci azzecca proprio niente, perché la pensilina è crollata per un cedimento strutturale, perché le staffe corrose sono venute meno e quindi la pensilina è miseramente crollata. L'albero non c'entra niente, ma si è ritenuto l'albero evidentemente responsabile, e come vedete dalle immagini è stato barbaramente abbattuto. Che tristezza vedere questo cadavere verde, passatemi l'espressione, disteso. Un albero che ci ha accompagnato in tanti anni, che ha accompagnato l'esistenza di tanti bambini, ha fatto loro ombra, ha fatto vedere cos'era la vita. Un albero di 30 anni, brutalmente e vergognosamente abbattuto, senza motivo a mio modo di vedere. Cosa c'entra la pensilina con l'albero? Queste risposte noi vorremmo dall'amministrazione comunale. In questa città del verde pubblico purtroppo non si ha alcuna cura. Capito, signori amministratori?